sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: guardatevi dagli uomini che vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Parola del Signore. Senza distoglierci dal nostro ministero pastorale, che era l'evangelizzazione. E allora hanno pensato, dopo aver pregato, di eleggere 7 diaconi,
questi, c'era Stefano, dopo aver pregato. Questi dovevano pensare al servizio delle mense. In questi giorni noi abbiamo ascoltato anche messaggi che invitavano a dare un contributo per le mense dei poveri. Vedete dove è l'origine delle mense? Proprio qui, nella primitiva chiesa. Stefano, come tutti gli altri, si diede con grande zelo e fervore a portare la carità, ma portando la carità portava anche la parola del Signore, perché se la parola del Signore accompagna la carità, non è elemosina, è solidarietà, è presenza vigile e costante. Perché, fratelli e sorelle, bisogna distinguere l'elemosina dalla carità. L'elemosina tutto al più tocca superfluo, le cose che rimangono, che neanche il vecchio buone è stato capace di fare. Invece la carità è quella che condivide, cioè dà del proprio. E quella sì, che edifica ed evangelizza, sensibilizzando ad essere disposti a vivere la povertà come segno della provvidenza di Dio. Perché i ricchi, cari fratelli e sorelle, non ne fanno carità. Possono fare qualche gesto apparente per dire che loro sono buoni, ma il vero povero che dà la carità non lo fa vedere. Nel Vangelo abbiamo anche tanti esempi, tra cui quella vedova che ha dato tutto, due soldini, e Gesù l'ha osservata, ha detto: vedete, quella ha dato tutto, gli altri il superfluo è l'elemosina. E allora, fratelli e sorelle, il Signore ci insegna come dobbiamo comportarci quando dobbiamo fare la carità, e ce lo insegna attraverso l'esempio di Stefano. Stefano, facendo questa carità e portando la parola di Dio, ha cominciato a dare fastidio anche a coloro che erano a capo, perfino delle comunità ebraiche, gli anziani, gli scribi, i farisei, i sacerdoti, sono i sacerdoti, tanto da cercare di accusarlo e portarlo poi davanti al Sinedrio, che era il tribunale. Ma Stefano sapeva benissimo che in quel momento lui somigliava a Gesù, si comportava come Gesù aveva insegnato, e ricordava anche l'insegnamento di non aver paura, abbiamo letto nel Vangelo di Matteo, quando si è trascinati davanti al tribunale, o quando si viene calunniati, non avere mai paura e rimanere fermi e saldi nella verità, perché la verità è libertà, ma la verità vera, non la mia verità, quella che mi fa comodo, quello che mi fa coprire i miei spazi. La verità vera, quella che ti scarnifica e ti purifica sempre di più, perché è Gesù con la sua parola che ti forma e ti ricompone nella bellezza della sua immagine e somiglianza. Se mi flagelleranno, se mi sedizieranno, se mi interrogheranno, non abbiate paura, non pensate alla vostra difesa come farla, perché lo Spirito Santo, vedete, lo Spirito Santo che è uscito fuori come grande invocazione dal Concilio Vaticano II, lo Spirito Santo vi metterà in bocca le parole che dovete dire. E così è successo a Stefano.
quelli che lo interrogavano, è riuscito a scombussolare le loro menti e a far sì che venisse portato fuori dalla città e lapidato. Ma la sua preghiera non è stata male. Non bisogna mai disperare della preghiera, fratelli e sorelle. È chiaro che la preghiera deve essere fatta anche per i nemici, anche se i nemici non la apprezzeranno, non la sapranno forse. Ma bisogna sempre farlo. Stefano si offre, accoglie il mio spirito e poi gridando pronuncia quelle parole che diventarono la sua corona di gloria. Signore, non imputare loro questo peccato. Stefano significa appunto corona, e lui attraverso il martirio ha coronato la bellezza della sua vita nella risurrezione e nella gloria del Cristo risorto. E allora, fratelli e sorelle, poniamoci un po' il problema. Cerchiamo di tenere presente questi insegnamenti che Matteo oggi ci propone. Stiamo attenti quando parliamo e stiamo attenti anche quando noi veniamo invitati o ci sentiamo spinti a fare la realtà. Non sappia la destra quella che fa la sinistra, e non dobbiamo suonare con gli ipocriti la tromba, perché la carità è la segreta provvidenza di Dio, che non viene mai a mancare, neanche sulla tavola del più grande peccatore emarginato. Perché quando il peccatore verrà raggiunto dalla parola del Signore, proprio perché è emarginato, il Signore si prende cura anche di giudicare dagli emarginati, che non piano capirà, riparerà, e lui stesso diventerà carità di Dio.